Allora, siamo con Sandro Kojs, giocatore della Fiorentina, della Nazionale, soprattutto della Fiorentina, direi, con 175 partite nella squadra viola. Qual è il ricordo più bello di quel periodo, considerando anche che hai dovuto ritirarti abbastanza presto in carriera a causa di alcuni infortuni? Beh, fortunatamente ho tanti ricordi, sono legati chiaramente alle vittorie, che sono le due Coppe Italia e la Supercoppa Italiana. Ho dei grandissimi ricordi della Champions League, perché facevamo molto bene, e poi comunque ho ricordi di affetti, di amici, di tanti tifosi. E un ricordo particolare ce l'ho nella nostra prima vittoria di Coppa Italia, quella che tornammo da Bergamo la notte e lo stadio era pieno. Questo è un ricordo fantastico che veramente mi porto dietro. Ecco, nonostante una carriera appunto proprio legata agli infortuni non poi lunghissima, hai avuto la possibilità comunque di vincere tre Coppa Italia in due squadre, fra l'altro non abituate così a vincere, come Fiorentina e Torino, oltretutto anche una finale di Coppa UEFA con la squadra granata, più due campionati primavera se non sbaglio, quindi insomma una serie di vittorie che magari valgono anche molto di più di averle potute fare in squadre molto più blasonate. Sì, assolutamente sì. Hai dimenticato che ho vinto anche un campionato europeo, anche se non ho partecipato alla finale perché avevo fatto da poco un'operazione al ginocchio. Credo di sì, perché vincere a Torino, col Torino, comunque è stata una cosa incredibile, perché era tantissimi anni che il Torino non vinceva nulla, vincemmo questa Coppa Italia e siamo andati vicino a vincere anche la Coppa UEFA. Ho tanti ricordi belli anche a Torino. È chiaro che a Firenze ho giocato più anni, quindi sono molto più legato alla Fiorentina. Senti, sei stato fra l'altro testimone della prima partita di Ronaldo in Italia, quella a Firenze, nella partita di Coppa delle Coppe. Oggi è arrivato alla Juventus un altro Ronaldo. In quel tempo forse non era così scontato, no? Cioè i giocatori più importanti arrivavano nel nostro campionato regolarmente. Oggi l'arrivo di Ronaldo, secondo te, può dare veramente una spinta a questo campionato che è un po' in tono minore, oppure rimane secondo te un'operazione commerciale solamente a vantaggio della Juventus? No, l'operazione, beh, è chiaro che la Juventus ha fatto una grande operazione commerciale, però ha portato un campione, il giocatore più forte secondo me al mondo in Italia, e questa è una cosa positiva per tutto il campionato italiano, non solo per la Juventus, perché comunque porta gente allo stadio in qualsiasi posto, perché quando arriva un giocatore come Ronaldo la curiosità è tanta anche di andarlo a vedere dal vivo, quindi questa è stata una cosa bellissima, importante, proprio come lo era ai tempi di Ronaldo il fenomeno, anche se all'epoca in Italia c'erano veramente tanti campioni. Speriamo che questo Ronaldo nei prossimi anni faccia venire altri giocatori importanti, non dico come lui, ma comunque campioni. Senti, forse perché sono tifoso viola, però se penso alla canzone di Ligabue, Una vita da mediano, non mi viene in mente Oriali, ma mi viene in mente Sandro Kojs. Oggi il ruolo di mediano esiste sempre e è veramente cambiato il calcio da quando giocavi tu, che poi non sono tantissimi anni, no? Beh, intanto ti ringrazio, perché è un onore essere paragonato a un campione del mondo come Oriali. Sì, i mediani esistono più di allora, perché ci sono meno registi, secondo me. È difficile, infatti gente come Pirlo non ce n'è attualmente nel campionato italiano, sono tanti mediani adattati a fare comunque i registi. Io credo che il calcio dai miei tempi a oggi non sia cambiato tantissimo, forse leggermente più veloce, però giocatori importanti che sanno fare comunque da mediano i registi ce ne sono diversi. Ecco, hai vissuto un momento magico della Fiorentina, no? Uno dei più belli degli ultimi anni, con un allenatore come Alberto Malesani, che probabilmente ha pagato un po' il fatto di essere troppo aziendalista, o parlando di allenatori, no? Effettivamente ci sono allenatori che sono più fortunati e meno fortunati nella loro carriera. Tu cosa pensi di quel periodo?
La fortuna secondo me fa parte un po' di tutto, no? Della carriera di un giocatore e di un allenatore. Malesani io ho avuto un grande legame, perché l'anno di Malesani è stato l'anno più importante, perché non ho avuto infortuni, ho fatto tutte le presenze e grazie a quel campionato sono riuscito ad andare ai mondiali. Malesani aveva un carattere particolare, secondo me ha pagato di non essere stato capace comunque di riuscire a legare con la società, mentre secondo me è un po' il contrario di quello che dicevi te, doveva essere più aziendalista. La Fiorentina di oggi, due parole su questa squadra che sta facendo molto bene. Firenze si è abituata, no, in questi ultimi recenti anni a vivere in posizioni leggermente inferiori rispetto a quelle del più recente passato, però comunque una squadra di giovani che può ben figurare in questo campionato, anche in prospettive future. Beh, è iniziato alla grande, è chiaro che è presto, perché abbiamo giocato poche partite, scusa, ho detto abbiamo perché mi sento un po' tifoso e quindi però è una squadra di giovani, come hai detto te, è una squadra che sta facendo bene, una squadra molto aggressiva, una squadra corta, una squadra che sarà difficile da battere, e poi appunto c'ha questo entusiasmo soprattutto in questi ragazzi giovani come Chiesa, come Simeone, che possono dar fastidio a diverse società, a diverse squadre. Senti, un'ultima cosa, oggi Sandro Kojs è qui a Pistoia per giocare una partita contro l'Empoli, la tua carriera di allenatore inizia ora praticamente, c'è la volontà di proseguire su questa strada oppure non si limita solamente, diciamo, ad una passione sportiva? Ma io ho iniziato per gioco 4 anni fa, perché gioca mio figlio qui nel margine. È iniziato a piacermi, quindi sì, la mia intenzione è quella di continuare a fare allenatore.